fatto, sì, l'estetica c'è la sua parte, cioè l'aspetto sicuramente, i colori, poi soprattutto per chi è sensibile come me. Adesso mi dispiace che sto verde sta per trasformarsi in un nero, è un verde cupo anche questo qui, per questo mi è venuto a chiamarlo il pesto nero, capito? Quindi questo attrezzo me l'ha lasciato mia madre mi ha lasciato questo attrezzo e questo non si trova più in giro, si trovano di plastica. Ma perché uso questo? C'è una ragione ben precisa, pratica. Uso questo qui perché questo qui non frantuma troppo, lascia i pezzetti. E quindi io infatti, per esempio la frutta secca che userò, rimane a pezzettini, quindi il sapore rimane anche distinto. You understand? Sto frantumando frutta secca che ho scelto. Mista. Mista, sì, ho voluto mettere un po' di arachidi e un po' di pistacchio. Arachide è un leggero bruciato, frutta, sì, frutta secca. Raro sulla pasta. Infatti, no. Ma voi non sapete, ma non ti preoccupare. No. La faccio tu. Un mio quadro in particolare. No, ti dico una cosa, a parte vabbè, il pesto è proprio, è quasi come fa un impasto dei colori a olio, no? Infatti tu... sembra. Infatti io ho sta cosa qui perché molto della mia, del mio lavoro succede sulla tavolozza, cioè quando coloro, no? La metà succede lì, cioè il colore lo prepari lì, la sua consistenza, lì scegli se il colore è trasparente o opaco, che è sempre un processo alchemico ma anche soggettivo personale, insomma, tu sai quanto devi mischiare. A me per esempio spesso mi piace creare dei colori composti, cioè colori composti nel senso che chiaro, tutti composti, a parte i primari, però mi piace che i colori rimangano un po' separati, proprio come sto pesto qui. E guardate un po' com'è, guarda, vedi com'è? Cioè, sono distinti i pezzi, vedi, pezzi di cose. Bianco, sì, non c'è questa. Sì, non è una salsa. No? Una, due. Molto buono. Molto, molto buono, grazie.